Operazione Omicidio Gioffrè, ecco l'inizio della conferenza stampa, il procuratore Giovanni Bombardieri, il comandante dei Carabinieri Giuseppe Battaglia e il tenente colonnello, cui non conosciamo al momento il nome. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui anche oggi al Comando Provinciale di Reggio Calabria. Saluto il procuratore Bombardieri, lo ringrazio per essere qui per questa conferenza stampa per l'esecuzione di queste ordinanze che concludono due mesi esatti della prima fase di indagini sull'omicidio di Fabio Gioffrè del 21 luglio di quest'anno. Due mesi esatti da oggi. Sì, io vi ringrazio i carabinieri del comando provinciale e naturalmente i carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, sia perché come vedete in questi due mesi stanno a significare proprio un lavoro incessante dal momento dell'omicidio, un impegno sul territorio da parte appunto del gruppo del Comune Milani e del Castello Filippi, che hanno lavorato veramente incessantemente. Si sono impegnati nella lettura quel primo omicidio che non sembrava di facile comprensione, occorreva decifrare determinate dinamiche che già erano emerse nella vicenda giudiziaria che relativa al procedimento Ares e che aveva puntato l'attenzione sul gruppo Grasso tra gli altri. Bene, già all'interno di quel procedimento vi erano delle dinamiche criminali che erano la procura si è riservata una trattazione e uno sviluppo successivo proprio per la necessità di maggiore approfondimento. Alla luce di quello che è emerso successivamente e che noi riteniamo possa essere stato anche determinato dagli arresti che sono stati eseguiti e quindi da una modifica degli equilibri criminali di quell'area, le indagini che sono avanti dai carabinieri veramente, devo dire che abbiamo finito, il colonnello Milani si sono impegnati in prima persona incessantemente con i loro uomini in questa indagine, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dinamico, con svolgimento di tutta una serie di attività delegate puntualmente dal collega Pace, che oggi purtroppo non c'è perché è fuori, e dalla collega Sciglio, che hanno diretto veramente giorno per giorno, momento per momento, questa attività di indagine. Bene, siamo riusciti a ricostruire un contesto criminale che vedeva l'intervento dei Grasso, quali soggetti a cui degli imprenditori vicini a quella famiglia, perché sono loro stessi che dichiarano di essere vicini a quella famiglia, di un'altra località sempre della Piana, a cui appunto si rivolgevano questi soggetti, appunto ai Grasso, per ottenere, tra virgolette, non una specie di protezione, comunque una mediazione, un intervento per poter porre fine a delle richieste estorsive. In pratica quello che noi registriamo all'interno dell'ambito dell'agendare è l'intervento di alcuni componenti della famiglia Fioromonte che si rivolgono a Grasso dicendo appunto che c'era stata una esplosione di colpi d'arma da fuoco in un locale di loro proprietà e lamentavano delle richieste estorsive che provenivano dal territorio di Seminario. Voi vedete ovviamente che le dinamiche criminali che le dinamiche criminali prevedono una spartizione del territorio fra le varie coste che è molto spesso è anche rigida. Bene, questo territorio, questo soggetto che era di Seminara chiedeva all'intervento dei Grasso che come sapete sono di Rosario. E proprio in quest'ambito di queste dinamiche diverse, tra coste di territori diversi, che si innestano tutta una serie di vicende che comportano una serie di atti di frizioni di contestazione al Grasso del suo intervento in un territorio che non è di sua competenza. Lo stesso ha piena consapevolezza e contezza di questo, dove lui stesso dice a me quello che fanno a Seminara non mi interessa, però interessa quello che sta succedendo a questi soggetti, perché sono soggetti vicini a me e quindi è un profilo soggettivo che lo riguarda e non il territorio in cui quella vicenda estorsiva avviene. In tutto questo la figura del morto si colloca in una sin da subito in una posizione ambigua,
nel senso che lui si viene e contatta intanto informa addirittura lui stesso, Vittorio Monte, che c'è stato questa espressione di colpo contro la sua Serrano, non se ne è neanche accorto, poi interviene per portare dai Grasso i responsabili, quelli che loro ritengono e ricostruiscono come responsabili di quella richiesta estorsiva. E c'è una serie, ci sono una serie di conversazioni registrate in ambientale presso l'abitazione del Grasso, in cui vengono ben ricostruite queste dinamiche estorsive. Qui questo lamenta appunto le richieste che aveva ricevuto, il fatto che lui comunque spontaneamente aveva da più volte offerto praticamente proprio al fiore, senza aver necessità di essere sollecitato in tal senso, comunque che continuassero ad avanzare soggetti diversi richieste estorsive nei suoi confronti. Dice appunto, lamenta questa continua richiesta di soldi e afferma orgogliosamente la sua vicinanza, la sua contiguità alla famiglia del Grasso, a cui si rivolge, anche affermando così, una serie di affermazioni sulla reazione che avrebbe potuto avere ove fossero continuate queste richieste e queste tendenze. Il Giuffè, dicevamo, si pone come figura di Seminara che comunque si pone come una figura quasi di mediatore, ma in una visione abbastanza ambigua del suo ruolo, in quanto pur rappresentando al Grasso le resistenze dell'autore dell'estorsione, la Canaco Mandè, che è stato tratto in arresto per estorsione, e per altre vicende estorsive dei Santaiti, che erano a loro volta autori di altre chiese estorsive sempre nei confronti di questi Fioramonti, dicevo, pur prestandosi a condurre presso il Grasso questi soggetti, non, diciamo, non ha la piena fiducia del Grasso stesso. Infatti in una conversazione abbastanza significativa lo stesso Grasso dice, fatti venire qua, che poi una frase, qualche cosa gli dico pure a lui, che se vuole capire capisce, come a evidenziare un ruolo ambiguo di questo Gioffre. Gioffre che effettivamente conduce al cospetto del Grasso uno di questi oggetti e che svolge questa attività. Successivamente assistiamo, questo ce lo spiegherà bene il colonnello e poi il capitano, assistiamo all'interruzione dei rapporti tra i due soggetti, tra il Gioffre stesso, dopo gli arresti, tra il Gioffre stesso e il Fioramonte. Nella prosecuzione non abbiamo motivo di pensare il contrario, nella prosecuzione delle richieste, che evidentemente con il venir meno della figura del Grasso, che in quel momento si è colpito dall'ordinanza di Foglia Capellare, che si vede latitante, diciamo, sicuramente la situazione è più diretta a questa attività di comunicazione. Da quel momento cessano i rapporti tra Gioffre e Fioramonte, anzi quella conversazione in cui Fioramonte e Seccati lamentano, tra virgolette, questo continua a rompere le scatole, e rompere le scatole è riferito proprio a Gioffre. C'è un salto poi fino all'omicidio, in cui, grazie a tutta una serie di elementi, siamo riusciti a ricostruire un grosso alterco la mattina dell'omicidio stesso tra la vittima e il Fioramonte Domenico, che è stato tratto in arresto, e la successiva individuazione di uno dei due responsabili dell'azione omicidiaria proprio in Fioramonte Domenico. Questo che è una ricostruzione di tutta la vicenda che ha fatto in cui sicuramente ha svolto anche un ruolo la ricostruzione operata dal ragazzino che era presente ai fatti. Quindi tutti questi elementi, la ricostruzione del contesto in cui investigativo, che inizialmente ci portava a ritenere che Giuseppe potesse essere stato oggetto delle mire degli estorsori, quindi dei Santaiti e dei Laganà Comandè, e gli ulteriori elementi acquisiti investigativo, invece ci hanno fatto ritenere che proprio quel ruolo ambiguo che Gioffre stava svolgendo ha fatto sì che venisse individuato lui come evidentemente soggetto da colpire da parte degli stessi Fioramonti. Quindi diciamo che l'ordinanza che è stata richiesta al GIP al dottor Aragona, Aragona su richiesta appunto della dottoressa Sciglio,
individua due gli episodi estorsivi di Davide Ceramonte, di cui sono responsabili effettivamente il Canapo Mandè e Salvaini, e poi il fatto omicidiario in danno del Gioffre, di cui è stato ritenuto responsabile, era stato ritenuto responsabile di Ceramonte. Peraltro ci sono stati gli sviluppi in sede di esecuzione, quindi poi riferirà eventualmente poi. Grazie, procuratore. Per quanto riguarda i dettagli chiesti al signor procuratore, poi lascio la parola al capitano Filippi, che viene essendo comandante di un investigativo, ha elementi e argomenti molto più dettagliati dei miei. Io vorrei sottolineare come l'operazione che è stata condotta nella notte, quindi quella finalizzata materialmente alle catture, è stata connotata da una particolare complessità, sia per i profili criminali degli indagati, i quali chiaramente erano destinatari di provvedimenti, uno per omicidio, e quindi un reato grave, gravissimo reato contro la persona, e gli altri due per estorsioni, una delle quali commessa mediante l'uso delle armi, tutti reati comunque aggravati dalle finalità mafiose. Quindi da un lato questo aspetto, dall'altro lato i contesti sociali e criminali indranghetistici, sia di riferimento dei personaggi che abbiamo arrestato, e sia nei contesti territoriali dove ovviamente il gruppo si è trovato ad operare. Quindi accanto a questa complessità vorrei sottolineare anche come il rintraccio e la cattura del Sant'Elia di Saverio ha comportato un dispositivo, la predisposizione di un dispositivo dinamico sul territorio nazionale condotto dai militari del gruppo investigativo di Giuliano, con il supporto dei vari comandi arma competenti sulle province che abbiamo sposato, che abbiamo raggiunto, tenuto conto che il Sant'Elia di Saverio aveva una mobilità, una facilità di muoversi sul territorio e su svariate province del nord Italia, parliamo in particolare di Milano, di Genova, di Varese. Varese, nell'ambito della provincia di Varese, dove è stato poi rintracciato a seguito di un prolungato servizio di osservazione e di pedinamento che si è protratto per più di un giorno, grazie allo sforzo investigativo e allo sforzo anche che ci hanno messo a disposizione i comandi dell'Arma di Genova, di Milano e di Varese. Ovviamente, quindi, accanto a questo dispositivo è stato predisposto anche un servizio di cinturazione e di sicurezza per operare nei territori di San Ferdinando e Seminara, dove ci siamo trovati invece stanotte ad andare a rintracciare e a catturare il Lacanaco Mandè e il Fioramonte Domenico. E in questo ovviamente oltre 30 militari del gruppo che sono stati impiegati, la risorsa preziosa, avendo dovuto operare anche in contesti rurali, è stato sempre quello dello squadrone di contatto cacciatori di Valenzi, il cui contributo si è confermato essere essenziale nel poter operare in tali contesti territoriali e criminali. Le attività quindi hanno consentito di rintracciare tutti gli indagati e di eseguire delle approfondite perquisizioni, al termine delle quali in particolare è stata rinvenuta nella disponibilità del fratello del Fioramonte Domenico, Fioramonte Salvatore, una pistola calibro 38 special, completa di munizionamento, perfettamente funzionante, occultata all'interno di un armadio e con matricola a casa, circostanza che ha ovviamente permesso l'arresto in flagranza anche del Fioramonte Salvatore per il reato inerente il possesso dell'arma clandestina, arma sulla quale ovviamente saranno poi sviluppati tutti gli accertamenti tecnici di competenza. Andando prettamente sull'attività investigativa, come ha già illustrato il signor procuratore, io lascerei la parola per quegli aspetti in dettaglio chiesti dal dottor Bombardieri, e sottolineando comunque il collegamento, attività avviata nell'immediatezza subito dopo l'omicidio, la capacità del gruppo investigativo di Gioia Tauro comunque di mettere subito a sistema tutte le acquisizioni che nell'ambito dell'indagine Ares avevano consentito comunque di delineare una preponderante influenza
da parte delle famiglie mafiose costituenti la società di Rosarno, in particolar modo le cosche Cacciola e Cacciola Grasso, sulle dinamiche criminali dell'intera piana e dei paesi trasfrontali, in questo caso del seminario. Quindi Marco, adesso si vede. Noi praticamente, come diciamo, gruppo investigativo, iniziamo ad acquisire i primi riscontri probatori della vicenda che stiamo trattando oggi nello scorcio finale dell'indagine Ares, come diceva il signor procuratore. In questo contesto noi le acquisizioni principali le registriamo all'interno dell'abitazione di Casa Grasso, che, come abbiamo avuto modo di vedere proprio in quel contesto, veniva utilizzata per veri e propri summit di mafia. All'interno, dicevo, riscontriamo questo imprenditore attivo sul seminario, originario di San Ferdinando, legato da vincoli anche di parentela con gli stessi Grasso, che si rivolge ai boss del posto per avere protezione. Imprenditore vessato da anni di richieste estorsive su Seminara, essenzialmente per la gestione dell'oleificio e per la conduzione di terreni. Parliamo di tantissimi ettari, tutti coltivati con olivi, e quindi un notevole, diciamo, ritorno economico per questa attività. Le attività che naturalmente non potevano sfuggire alla brama delle consorterie del posto di Seminara, che continuavano a chiedere, non in maniera unitaria qui, ma in più richieste, in più tranche, delle somme di denaro, pretese di denaro. Questi imprenditori si rivolgono quindi ai Grasso, i Grasso che attuano la loro strategia e, diciamo, fanno valere il loro potere mafioso, imponendo, dicendo che i Fioramonte, anzi dicendo che i Fioramonte non avrebbero più dovuto pagare pretese estorsive, ma avrebbero dovuto pagare un contributo volontario per poter continuare a gestire le loro attività. Quindi loro lo definiscono come il famoso fiore, è un contributo che loro avrebbero dovuto dare per operare senza dover subire i soldi danneggiamenti. Quindi, ed inoltre i Grasso dicono apertamente e in accordo con i Fioramonte che qualora questa loro decisione non avesse, diciamo, sortito gli effetti sperati, l'unica soluzione sarebbe stata quella di passare a metodi violenti. Avrebbero quindi dovuto, proprio lo dicono testualmente, fare del male a qualcuno, se no non si sarebbe mai risolta questa situazione nei confronti di questi Fioramonte. Dopo queste prime acquisizioni, quindi capiamo un attimino il contesto estorsivo che c'era in atto, il 21 luglio si verifica l'omicidio, come dicevamo, di Gioffrè e Fabio Giuseppe. Quel Gioffrè che, come ha accennato prima, fino a quel momento lui si era posto come intermediario del volere dei Grasso e quindi delle richieste di Fioramonte con gli esponenti criminali di Seminara. Quindi lui a quel punto sembra una figura vicina ai Grasso, è una figura però ambigua, perché mentre da una parte lui si pone bene nei confronti di Grasso, non vuole nemmeno rovinare i rapporti col contesto di Seminara, con le famiglie mafiose di Seminara, dove lui stesso è parte integrante, è stato condannato per 416 bis e quindi è ritenuto uno dei vertici della famiglia Gioffrè a Seminara. Si propone, come detto al procuratore, di portare giù all'Agana Comandelli, di portare il Santa Evi a cospetto di Grasso, e anche qui fanno un attimino dimostra questo dato quale fosse il potere criminale di Grasso. Fatto sta che comunque c'è questa evoluzione che arriva fino agli inizi di luglio, quando noi eseguiamo l'operazione Ares. Operazione Ares che ha visto agli inizi di luglio l'emissione di un fermo di 38 persone, poi dopo successivamente alle quali si sono aggiunte altre posizioni, diventando 45 ordinanze agli inizi di agosto. Questa diciamo, operazione ha sicuramente variato gli assetti criminali della zona. Da questo cambio di assetti, questa, diciamo, cappa che aveva comunque delineato lo status quo che c'era stato fino a quel momento, ha portato poi il 21 luglio 2018 all'omicidio di Gioffrè. Cambia qualcosa, si rompe il meccanismo, noi accertiamo che i rapporti che fino a quel momento tra Gioffrè, Grasso e Fioramonte erano stati
apparentemente, diciamo, abbastanza tranquilli, subiscono una netta inversione. C'è una rottura di questi rapporti, viene registrata un'interruzione netta dei contatti che c'erano fino a quel momento, e a quel punto si verifica l'omicidio, omicidio che è avvenuto nelle campagne di Seminara, lo ricorderete, dove venne anche incendiata, diciamo, la proprietà rurale del Gioffrè. E quindi a quel punto noi praticamente iniziamo degli accertamenti, delle indagini specifiche che ci hanno consentito di ricostruire e soprattutto ricollegare questa dinamica criminale alle acquisizioni che già avevamo raccolto nello straccio finale, diciamo, dell'operazione Ares. Questo è un po' quella che è stata l'evoluzione dell'indagine poi. Diciamo che questa indagine intanto ci dà un quadro veramente particolare, reale delle dinamiche criminali dell'area. Addirittura lo stesso Grasso fa riferimento ad un precedente intervento, sempre in ordine a queste vicende, degli stessi Bellocco, a cui si era rivolto per poter ottenere dalle cosche di Seminara il rispetto di una persona che era vicina ai Grasso. Qua stiamo parlando dell'imprenditore che subisce l'estorsione per denunciarla, stiamo parlando di un imprenditore che subisce l'estorsione e si rivolge al mafioso a cui è vicino, perché lui lo dice, e lui stesso nel rivendicare la particolarità proprio di questa vicenda, che lo stesso Grasso nel riconoscere che le vicende di Seminara lui non lo devono riguardare perché è di un altro territorio, lui dice: a me non interessa quello che fate a Seminara, non interessa mi interessa perché è una persona che è stata sempre vicino a me, perché è vicino a me. Quando si parla di si fa riferimento alle vicende estorsive precedenti che erano state addirittura che avevano visto addirittura l'intervento dei Bellocco a determinare quello che doveva pagare con un suo intervento diretto nel determinare quello che doveva pagare Chioramonti alle cosche di Seminara. Chioramonti lamenta invece che questi giovani, in particolare questo Lagana Comandè, più volte si recasse a chiedere dei soldi senza nessun timore, anche svolgendo azioni violente nei confronti della proprietà di Chioramonti, come quello della sposa del corpo di Arnafuoco. Addirittura aveva preteso dei soldi che un soggetto doveva al Chioramonti, aveva preteso di ritirarli lui stesso, chiedendone il pagamento a lui, e quindi tutta una serie di vicende che vedono queste dinamiche criminali di quell'area con il coinvolgimento dei Grasso, ma anche dei Bellocco, ritenuti evidentemente una famiglia di maggiore spessore anche rispetto agli stessi Grasso, e le cosche di Seminara, come i Santa Iti da un lato, che non vanno a casa di Gioffrè, che non si recano a casa di Gioffrè, ragione per cui lo stesso Grasso in qualche conversazione dice: il caso forse di richiamare il Bellocco, dicendo, rammentandogli l'impegno precedente che con lui era stato preso dagli stessi Sant'Eli. Quindi è evidente che questa ricostruzione parte anche da quello che è venuto il giorno, da quello che è stato possibile ricostruire il giorno dell'omicidio. La decisione è un ordine dei Grasso, e poi il bambino che è stato ferito era nella traiettoria o volevano eliminare un testimone? Lui ha collaborato ed è sotto protezione? E dove è la situazione? Se domande, se un conto è se voleva eliminare un testimone, un conto è se era... Il bambino ha ritenuto detto di andarsene, non era nelle mire dirette dei killer. I killer non volevano ammazzare il bambino. Questo non si aspettava, magari, che era in compagnia della ragazzina. Questo non lo sappiamo neanche questo, perché noi riteniamo invece che quella mattina il Chioramonti aveva avuto questo litigio con Gioffrè, e con Gioffrè c'era il bambino al momento del litigio. Poi sono andati in campagna e lì sono stati raggiunti, dopo qualche ora sono stati raggiunti dai killer, tra cui riteniamo ci fosse anche il Chioramonti. Il bambino non era nelle mire dei killer, è rimasto colpito evidentemente perché è vicino, quindi ha avuto nei suoi confronti si sono rivolti, dicendo che appunto vattene, e quindi per questa cosa. Il bambino evidentemente è una
diciamo, un elemento di ricostruzione, cioè non è una, è un'indagine più complessa, più articolata, che cioè, certamente si è tenuto conto anche delle indicazioni. La procuratore, scusi, quindi l'omicidio potrebbe anche essere stato una causa, effetto di una causa immediata sul momento, non una, diciamo che... Allora, la lite, sicuramente allora... si innesta tutta la vicenda, sì. L'omicidio si innesta in quella vicenda là. Può anche essere che, cioè, noi studiamo che quell'episodio della mattina possa aver fatto precipitare le cose e quindi gli eventi, e quindi possa aver determinato l'omicidio in quel momento. Certo, noi registriamo nei giorni precedenti, nei 15 giorni precedenti, registriamo un'insofferenza di Chiaramonti nei confronti del soffermo, da dove si dice perché la soluzione che dicevo prima è stata ambigua. Già il Grasso, nel far riferimento a Gioffre, che doveva accompagnare la canata Mandè da lui per intimargli di non continuare questa cosa, la si lascia accavare dicendo adesso gli dico una cosa anche a lui, offrendo anche lui, perché se vuole capire capisce. Quindi diciamo non è una posizione chiara, univoca. D'altra parte voi dovete pensare, Grasso di Rio Sacrosanto, Gioffre di Seminario. Giuseppe faceva parte di una famiglia comunque, a lui stesso, come diceva Filippo, che è indagato per il 16 bis, o dei precedenti, che era stato arrestato per anni, quindi diciamo ha una storia criminale sua che è relativa al territorio di Seminario. Quindi è tanto è vero che veniva indicato come soggetto che doveva accompagnare il Santa Iti e il Lacanaco Mandela a Grasso, proprio perché soggetto di Seminario e era di Seminario. Quindi ha un ruolo già dall'inizio che non è proprio un ruolo chiaro. Poi registriamo queste conversazioni in cui c'è questo fastidio da parte dei Chiaramonti nei suoi confronti, mi dice che sto continuando a fare scatole, rompe le scatole, e da quel momento cessano i contatti tra i due, tra i Chiaramonti e il Giorgio. Fino a noi ad aggiungere alla ricostruzione di quello che è avvenuto quel giorno, e che riteniamo ci consente di individuare nel Chiaramonti Domenico uno dei due video, perché non dimenticatevi che le video sono due, quindi anche l'esecutore materiale, uno dei due esecutori materiali, uno dei due che va arrivato in posto, quindi insieme l'omicidio, chiedo scusa, risponde solamente solo Chiaramonti, gli altri due rispondono delle estorsioni, delle singole estorsioni. Ma diciamo che è un quadro generale, non sarebbe la vittima del la vittima, allora Chiaramonti ha fatto giustizia da solo praticamente. Ma non è anche dopo, non è che si fa giustizia da solo, diciamo che Chiaramonti non è che denuncia neanche il danneggiamento è stato mai denunciato. Il danneggiamento che lui accerta e la sua prima preoccupazione è andare da Grasso, a cui è vicino, e a lui che gli chiede, tanto per Grasso gli dice. Quindi lui di che cosa risponde? Chiaramonti Domenico risponde all'omicidio, che è il figlio di Chiaramonti, cioè che è quella persona che insieme all'altro fratello si recano dai Grasso. Vabbè, interrompere questa spirale di estorsione nei confronti dell'azienda del padre, punisce Gioffre, fatto. Punisce Gioffre per tutta questa attività per questa, che Gioffre si voleva inserire nel contesto. Gioffre è una figura che noi vediamo già dall'inizio, che si inserisce in questa vicenda estorsiva, e con un ruolo ambiguo, non si capisce se è di semplice mediatore, di interventore, non si capisce com'è. Salvatore Chiaramonti è quello che voi avete interrogato in Ares, no? E vi ha raccontato anche tutta la serie di certamente quello che è il figlio che abbiamo stato arrestato per anni stamattina perché sono rubati una sua abitazione. Sì. C'è un interrogatorio in Ares, se non ricordo. Forse il consiglio Salvatore. Chiaramonti racconta che gestisce il frantoio con il fratello e con i parenti. In Ares non è stato utilizzato. In Ares o in un altro procedimento? Forse in Artemisia. Artemisia ha subito già degli... Parliamo del 2009. Hanno sparato una sala cinesca e hanno preso le macchine dentro. Forse in Artemisia. In Artemisia hanno l'impianto. L'impianto è aereo, non solo proprietario terreno. Diciamo, anche. Anche. Quindi sono produttori e... Procuratore, il collega prima le aveva chiesto se il bambino ovviamente è sotto protezione. Già il fatto che voi la facciate non è proprio... No, però dovete dare voi la conferma, c'è chi la rifiuta anche la protezione, la famiglia. Sì, ma poi le domande che sono relative allo status dei soggetti, poi non dovreste neanche farle, perché qua non stiamo parlando di indagati, qua stiamo parlando di testimoni, quindi
questo tipo di domande non dovreste neanche porle. Dico, per una, scusate, mi permetto di dirlo, però no, è una cosa diversa, perché c'è, cioè, in modo di gioia, la notizia si può dare senza a questo tipo di indicazioni, cioè, non sono necessarie per la notizia che viene fornita. Cioè, questo è, diciamo, è il colore della notizia, non la notizia. Procuratore, mi scusi, riguardo il bambino, siete riusciti a capire per quale motivo fosse con la vittima? Cioè, ci risulta che lui andasse spesso con la, quindi, accompagnasse spesso con la vittima. Ok, quindi non è stato usato come una sorta di deterrente. Non emerge questa circostanza, né riteniamo, da quello che ci sono, che ci fossero elementi che facessero pensare a Giuseppe di dover temere qualcosa di imminenza per la Quindi Giuffrè non si aspettava assolutissimamente. Ho detto che non sono elementi che non facciamo pensare che si aspettasse di niente, sono cose che Giuffrè si muoveva comunque in questo ambito, quindi in questo ambito non penso che si possa stare completamente. È chiaro, non si aspettava, si andava a pagare. Il bambino all'epoca è stato sentito dal servizio dei carabinieri centrali, del servizio di psicologia infantile, quindi poi sono tutte le garanzie. Evidentemente il bambino nell'immediatezza aveva uno stato psicologico provato da quello che era avvenuto, e piano piano ha avuto qualche occasione. Grazie. Va bene. Signori, grazie. Giuffrè è stato ucciso. Allora, intanto le indagini sono avviate immediatamente dopo l'omicidio. Bisogna dare atto all'impegno e allo sforzo dei carabinieri del comando provinciale e del gruppo di Gioia Tauro, che già la sera stessa, nell'immediatezza dell'omicidio, hanno provveduto ad avviare tutte le attività investigative necessarie. Intanto per capire, per dare una lettura di questo omicidio che non appariva di facile lettura, scusate per il giro di parole. E quindi siamo andati a rivedere tutte le risultanze che vi erano, che riguardavano Giuffrè già nella vicenda dell'operazione Ares, e quindi il suo ruolo, il ruolo che aveva assunto nell'ambito di una vicenda estorsiva che vedeva la vittima di Seminara rivolgersi alle cosche di Rosarno per essere spalleggiata. Perché più che di una protezione si trattava di essere spalleggiata nel fronteggiare queste richieste. In tutto questo ambito siamo riusciti, appunto, grazie ai carabinieri, al lavoro della collega Sciglio e del collega Paci, che hanno seguito la vicenda veramente notte e giorno, siamo riusciti a ricostruire la figura del Giuffrè, che in quel momento, in un ruolo caratterizzato da una certa ambiguità, si poneva come soggetto che doveva accompagnare dal Grasso, che come sapete è stato oggetto dell'ordinanza di custodia Ares prima del fermo e poi dell'ordinanza, diciamo, doveva accompagnare i soggetti di Seminara che avevano svolto le richieste estorsive e degli anneggiamenti nei confronti della vittima a Fioramonte. Questo è il suo ruolo. Lui, soggetto di Seminara, che doveva accompagnare, appartenente alle cosche di Seminara davanti al Grasso, evidentemente ha avuto delle conseguenze sia sul piano suo personale, sia in un ruolo che veniva avvertito anche una certa diffidenza dagli stessi Fioramonte dello stesso Grasso. Ci sono delle conversazioni riferite con espressioni riferite allo stesso Giuffrè, in cui prima il Grasso e poi Fioramonte fanno riferimento alla sua figura con una certa diffidenza e con un certo anche fastidio, fino ad giungere al momento in cui l'11 luglio si interrompono i rapporti fra il Giuffrè e il Fioramonte di Seminara. Successivamente avviene l'omicidio il 21 di luglio, e noi siamo riusciti a ricostruire, grazie a tutta una serie di elementi, il giorno dell'omicidio, quindi la mattina con un alterco abbastanza grave e violento tra il Giuffrè e il Fioramonte Domenico, che poi è stato ritenuto, individuato come l'autore, come uno dei due killer che hanno freddato
il Gioffre dopo poche ore, alla presenza anche del bambino che è scappato dopo l'azione omicidiaria. Come ha detto prima in conferenza stampa, il bambino non era oggetto della traiettoria, insomma, dell'agguato, però comunque i killer non si sono fatti scrupolo nello sparare dalla presenza di un minore. Sicuramente il bambino, i colpi sono stati esplosi dalla sua presenza, tanto è vero che è rimasto ferito, però dobbiamo dire che non era oggetto delle mire dei killer, che lo hanno fatto allontanare. È rimasto colpito perché era presente e i killer non hanno avuto remore a esplodere il corpo del malafuoco contro Gioffre, che era la vera vittima, anche alla presenza del bambino. Questa vicenda è sintomatica delle dinamiche criminali nel territorio della Piana. Quindi abbiamo una criminalità di un territorio, che è quella di Rosarno, che interviene in vicende estorsive, in vicende criminali di un'altra area, quella di Seminara, e si innestano su questa vicenda tutta una serie di frizioni, di tensioni e di situazioni che portano poi, conducono alla morte di Gioffre. Procuratore, è emblematico anche che l'imprenditore, di fronte alle richieste estorsive, invece di rivolgersi alle forze dell'ordine, si rivolge alla 'Ndrangheta. Sì, effettivamente il Fioramonte non ha mai denunciato neanche l'ultimo danneggiamento in occasione del quale si reca da Gioffre, come dicevo prima, non tanto per ottenere protezione quanto per essere spalleggiato nella sua reazione a queste richieste. Lui stesso si dichiara di essere vicino alla cosca Gioffre, e tanto è vero che lo stesso Gioffre, nella piena consapevolezza di non poter intervenire per questa sorta di spartizione territoriale che c'è nelle cosche della piana di Gioia Tauro, dicevo, di non poter intervenire in quanto cosca di Rosarno nelle vicende criminali di Seminara, però assume di poter intervenire a spalleggiare il Fioramonte in quanto soggetto a lui vicino alla sua famiglia, e quindi per il quale poteva avanzare queste pretese. Non solo, fa riferimento anche a precedenti interventi delle cosche rosarnesi, sempre a tutela del Fioramonte. Quindi è di uno spaccato delle dinamiche criminali dell'area molto significativo. Ecco, Gioffre è un elemento di spicco, quindi sicuramente non finisce qua. Ci auguriamo che finisca qua, proprio anche che siamo intervenuti con tanta celerità, con un'azione, guardate bene che sono passati solamente 2 mesi, oggi fa appunto il 21 settembre, Gioffre veniva ucciso, veniva freddato il 21 luglio, quindi c'è stata un'attività spasmodica di indagine e di accertamento sul territorio, con operazioni tecniche, operazioni dinamiche, con ascolto di testimoni, di persone, con tutte le cautele del caso, perché non dimentichiamo che presente ai fatti c'era un bambino di circa 10 anni, quindi con tutta una serie di accorgimenti e di accortezze che hanno consentito di ricostruire questa vicenda. Noi, dicevo prima, speriamo che finisca qua, proprio perché la presenza dello Stato in quel territorio è una presenza forte, e lo dimostra a questo ulteriore risultato, che è frutto anche di una scelta strategica del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che ha deciso insieme al Comandante Provinciale di istituire presso Gioia Tauro recentemente il gruppo con una forza investigativa ulteriore, e a rafforzare lo sforzo delle istituzioni dello Stato in quel territorio. Questo è un risultato che si coglie anche grazie a questo investimento. Procuratore, sono state decisive da un lato le indagini legate all'operazione Ares e dall'altro la testimonianza del bambino. È un lavoro complesso, che parte dall'indagine Ares proprio perché ci ha consentito di dare una lettura a questo episodio criminoso, e che attraverso tutta una serie di elementi, di discussioni non solo del bambino ma di tutta una serie di persone, perché la collega Ciglio, insieme ai carabinieri, al colonnello Milani e gli altri investigatori, il capitano Filippi e tutti gli altri uomini, ha proceduto a sentire una serie di persone che hanno consentito di ricostruire, anche attraverso sopralluoghi, esame dei satelliti, esame dei sistemi GPS, attraverso tutta una serie di attività tecniche, ha consentito di ricostruire il percorso di quel giorno del Gioffre, e di ricostruire quindi le responsabilità allo Stato. Grazie.
morirò col braccio amputato. Colonnello, sicuramente adesso le indagini dell'arma continueranno anche per individuare il secondo responsabile del delitto. Sì, diciamo che in due mesi di serratissime indagini, dal 21 luglio oggi al 21 settembre, si è divenuti all'identificazione e alla cattura di uno dei due killer di Gioffer Fabio e al ferimento del bambino. Fu un atto efferato che ha colpito la comunità proprio a luglio e che nei due mesi estivi si è riusciti a risolvere grazie soprattutto al contesto investigativo che era stato esploso dal gruppo di Gioia Tauro con l'operazione Ares, che era stata eseguita il 9 luglio, quindi pochissimi giorni prima. E proprio in quell'ambito, come è stato detto, in quei contesti estorsivi che riguardano tutta la piana di Gioia Tauro, le interazioni delle famiglie mafiose di Gioia Tauro, si è potuto comprendere il contesto in cui questo omicidio è stato eseguito. Le investigazioni sono state serratissime in collaborazione anche con il Raggruppamento di Investigazioni Scientifiche, la sezione di psicologia investigativa di Roma, per sentire i testimoni e con la collaborazione, con una strettissima interazione con la Procura della Repubblica, si è arrivati alle esecuzioni di oggi e che ovviamente continuano le indagini, soprattutto per verificare le dinamiche che queste famiglie mafiose continueranno a portare avanti e stanno portando avanti in quel difficile territorio che è permeato, come è stato detto, da una incessante attività di queste consorterie che influenzano l'attività imprenditoriale. La cosa più grave, come è stata detta, è che proprio l'imprenditore vittima di estorsione si avvale di intermediari, come poi è avvenuto con il Gioffre, per risolvere i suoi problemi anziché rivolgersi invece alle autorità e alle forze dell'ordine. Grazie a voi.